Buongiorno e bentornati ad una nuova puntata del TG della disinfestazione. Oggi parliamo di due insetti che spesso vengono confusi, termiti e formiche. Vi darò delle indicazioni per capire esattamente come riconoscerle. Prima di farvi vedere le immagini però e quindi entrare nel dettaglio di come sono fatti questi insetti, permettetevi di fare una piccola descrizione. Le prime, cioè le termiti, si nutrono di legno, quindi sono insetti cosiddetti xilofagi, mentre invece le formiche, anche quelle che utilizzano il legno magari per scavarlo o per costruire dei nidi, non si nutrono di legno, bensì di proteine o sostanze zuccherine. Sono entrambi insetti sociali, quindi organizzati in caste, seppur operano in maniera molto diversa tra loro. Di conseguenza il metodo per eliminarle sarà completamente diverso. Dobbiamo prima però capire di quali insetti stiamo parlando, capire quali insetti dobbiamo combattere per poi stabilire il metodo di lotta più appropriato. Per cui entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere come sono fatte le termiti e come sono fatte le formiche. Partiamo dalle termiti. In Italia esistono sostanzialmente tre tipi di termite: la Calothermes flavicollis, detta anche termite dal collo giallo, per via di questo collarino che separa il capo dal torace. Poi esiste la Reticulitermes lucifugus, detta anche termite sotterranea, in grado di fare grandi nidi da un punto di vista numerico sotto in profondità all'interno del terreno, e poi la Cryptothermes brevis, che però è molto simile per comportamento alla Calothermes, quindi alla termite dal collo giallo. Ora andiamo a vedere come è fatta una termite. Nel dettaglio non c'è, come potrete notare, una grande differenza tra il capo, il torace e l'addome, nel senso che il corpo sembra avere una unica continuità, non c'è separazione come invece troveremo nelle formiche. Questi escrementi che vedete sono i residui, diciamo gli scarti di legno che la termite Calothermes, quindi quella dal collo giallo, lascia come segni evidenti dell'infestazione. Questi segni invece che vedete, questi camminamenti terrosi, sono invece caratteristici della Reticulitermes lucifugus, quella sotterranea, che ha la differenza di essere più scura, nera, come potete vedere in queste immagini, mentre invece quelli che vedete sono delle larve, quindi dei piccoli di termite che ancora non hanno messo le ali. Le ali le metteranno a completamento del loro ciclo biologico. Le termiti, nutrendosi di legno, sono in grado di fare dei danni veramente ingenti, motivo per il quale se vi trovate ad avere a che fare con un'infestazione di questi insetti, vi consiglio di rivolgervi subito ad una ditta specializzata per risolvere il problema prima che possa essere troppo tardi e che quindi la struttura lignea possa essere compromessa. Andiamo ora a vedere un po' più da vicino, tramite degli scatti fotografici realizzati dal nostro laboratorio, la termite. Come potete vedere, le ali sono lunghe circa il doppio del corpo, corpo che è abbastanza affusolato e che non presenta, come vi dicevo prima, quelle differenze, quelle nette divisioni che invece ora vedremo nelle formiche. Questa che vedete nelle immagini è una termite intenta ad uscire da un foro di sfarfallamento. È un'immagine molto rara, per cui vale la pena apprezzarla. Come potete notare, il collarino giallo dorato è molto evidente, quindi trattasi di Calothermes. La formica, come vedete, invece ha una distinzione molto netta tra il capo, il torace e l'addome. Il torace è quello che viene subito sotto la testa della formica e l'addome è la parte terminale. Per cui se avete il dubbio che si tratti di una termite o di una formica, vi invito subito a valutare questa differenza morfologica. Se invece avete una formica alata tra le vostre mani e avete il dubbio che si possa confondere con una termite, quello che dovete fare è notare le ali. Le ali delle formiche sono membranose, molto distanziate tra loro, come potete notare in queste immagini, una verso destra e una verso sinistra, mentre invece quelle delle termiti sono il doppio circa più lunghe del corpo e affusolate, ripiegate. Come potete notare in queste immagini, sulla sinistra le ali di una formica e sulla destra quelle della termite.
Bene, ora abbiamo visto come sono fatte le termiti e come sono fatte le formiche, dunque non dovremmo avere più dubbi. In ogni caso, per qualsiasi chiarimento potete contattarci al numero verde, che è l'800-926162, e uno dei nostri specialisti sarà in grado di darvi tutte le informazioni che vi occorrono. A questo punto non ci resta che fare un piccolo riepilogo per avere un quadro più completo della situazione. Le termiti, abbiamo detto, sono insetti che si nutrono di legno. Dobbiamo capire se abbiamo un'infestazione di termiti in casa, se abbiamo a che fare con la reticuli termes, quindi la termite che fa i nidi sotterranei, o la calotermes, quella che invece fa dei nidi spot all'interno del legno. Se invece abbiamo a che fare con le formiche, dobbiamo capire se si tratta di una formica del legno o di una comune formica che possiamo trovare ad esempio all'interno della nostra cucina e quindi di conseguenza qual è il metodo più appropriato per eliminarle. Volete sapere qual è la soluzione più adeguata per combattere questo insetto? Non vi resta che contattarci al nostro numero verde, che ve lo ripeto per maggiori informazioni è l'800-926162, oppure scriverci una mail a info@gli-specialisti-della-disinfestazione.com. Sapremo consigliarvi al meglio sia che abbiate un'infestazione di termiti, sia che si tratti invece di comuni formiche o formiche del legno. E ricordatevi che siamo sempre al vostro fianco per problemi di insetti infestanti. Alla prossima!